In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Quando qualcuno comincia un discorso dicendoti: «Voglio che tu faccia così e così», ebbene, stanne lontano da quella persona. È certamente un autocentrato, egoista e narcisista, che nelle peggiori delle ipotesi vuole prendere il controllo della tua vita. Ebbene, Gesù aveva attorno un gruppo di narcisisti, poiché oggi dal nulla tirano fuori questa domanda: «Maestro, vogliamo che tu faccia quello che ti chiederemo». Povero Gesù, avere a che fare con certa gente. Eppure quelli sono i famosi San Giacomo e San Giovanni che ricordiamo nei nostri calendarietti liturgici ogni anno. Credo sia un buon incoraggiamento per tutti alla santità. Il problema poi è che questa domanda pretenziosa e assurda viene fuori dopo che Gesù gli ha parlato di croce. Pensiamo quanto si sia sentito solo in questo momento. Aveva bisogno di condividere un dolore straziante e invece i discepoli pensano a sé. Lui parla di croce e loro di gloria, per se stessi ovviamente. Quanto non è stato mai capito Gesù. Una vecchia canzone di Baglioni diceva così: Gesù, caro fratello mio, che t'hanno fatto? T'hanno sbattuto addosso una croce e poi dimenticato. E tu eri certo troppo buono, t'hanno detto desta in cielo, assedato di vita, affamato d'amore. Quante volte hai pianto solo, solo? Quante volte avrà pianto da solo Gesù? Eppure nel Vangelo fa buon viso a cattiva sorte e anzi approfitta di questa richiesta malsana dei discepoli per fare una bellissima catechesi sul servizio, da riascoltare e rileggerle queste ultime righe del Vangelo.